Buongiorno e benvenuti al primo incontro che sviluppa il nuovo piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Come sapete riguarda il periodo pluriennale dal 2021 al 2023. Questo primo incontro, che riguarda in particolare il risk assessment, cioè la valutazione del rischio, si svolge con l'ausilio anche della consulta anticorruzione, la consulta che riguarda l'intera area metropolitana di Napoli e coinvolge oltre i 92 comuni, la Prefettura di Napoli, la Camera di Commercio, la Regione Campania e tutte le università del territorio. Si svolge con l'ausilio della consulta, che è un tavolo tecnico che raccoglie appunto tutte queste energie, queste capacità, e ha lo scopo di svolgere anche una funzione di prevenzione della corruzione e anche, come dire, di combattere la maladministration all'interno delle amministrazioni pubbliche. Questo primo incontro si svolge con l'ausilio del Presidente e con l'intervento e l'introduzione del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che ringraziamo, l'Avvocato Busia, e colgo l'occasione anche per porgere i saluti e l'augurio di buon lavoro da parte del Sindaco della città metropolitana, che è impegnato per precedenti impegni, diciamo, istituzionali assunti. In ogni caso procediamo con l'ordine dei lavori, con il primo intervento, che è appunto quello dell'Avvocato Busia. Grazie molto di questo invito, che ho molto gradito, e ci tenevo a essere con voi almeno per un saluto iniziale e un augurio di buon lavoro, perché so che state, il lavoro che voi fate è di grande importanza e di grande impegno, e questo coordinamento che avete creato è importante, perché si consente di trasferire fra voi le buone pratiche e individuare i migliori esempi per poter andare avanti. Naturalmente sappiamo che il lavoro che voi fate è centrale, soprattutto in questo momento, in un momento di difficoltà per tutti, di difficoltà dell'amministrazione nel gestire le attività ordinarie e di difficoltà e sfida nell'amministrare e nel gestire risorse nuove, ingenti, che stanno arrivando anche in un momento con strumenti emergenziali, strumenti in deroga che pongono una serie di problematiche operative e aumentano anche in molti casi il livello di rischio. Voi vi occuperete nella giornata di oggi della misurazione del rischio, che è uno degli elementi chiave per verificare il rischio e trovare anche dal punto di vista organizzativo misure che consentano di mitigarlo, sempre nell'ottica che adesso il segretario generale Meola ricordava, del coniugare presidio della legalità con l'efficienza, con l'idea di buona amministrazione. E naturalmente di fronte a questo, e di fronte a un momento in cui capiamo come in gioco più che mai è l'efficienza dell'amministrazione, ma anche risvolti fondamentali sulla vita delle persone, non l'abbiamo mai compreso in modo più ampio come in questo periodo, c'è un ruolo essenziale, davvero essenziale, dei responsabili della prevenzione della corruzione e responsabili della trasparenza, perché hanno davvero il ruolo non solo di presidio della legalità, ma di diffusione della cultura, che diffusione della cultura della legalità, ma anche della buona amministrazione. Questo ci tengo molto a dirlo, ed è l'elemento chiave su cui impostare, intorno al quale impostare il vostro lavoro. Noi e voi non chiediamo e non chiedete adempimenti, non ci deve essere mai un approccio burocratico, ma ci deve essere l'orgoglio e l'impostazione di dire: cerchiamo di fare buona amministrazione, cerchiamo di fare un'amministrazione che deve essere trasparente, deve essere efficiente, deve essere efficace, deve però garantire accountability nei confronti dei cittadini e quindi porsi davvero come esempio per tutti i colleghi. Noi sappiamo e siamo molto consapevoli delle difficoltà che il ruolo di responsabile della prevenzione comporta e le difficoltà con le quali tutti voi vi dovete scontrare,
perché di fronte anche ai colleghi, all'organizzazione in cui operate, vi trovate di fronte a tensioni differenti. Spiegare e far capire che diffondere la cultura della legalità e diffondere una cultura della buona amministrazione, dell'amministrazione efficiente, e quindi trovare nelle misure delle quali discuterete, strumenti per organizzare e garantire una buona organizzazione che alla fine dà efficienza e dà possibilità di camminare più rapidamente, in modo più diretto verso gli obiettivi che si pone, è davvero la sfida che i responsabili della prevenzione della corruzione hanno davanti a sé, e in cui l'ANAC, l'autorità che ho l'onore di presiedere, vuole dare una mano e vuole essere e vuole rimanere a fianco alla attività che voi svolgete. Nel trovare le soluzioni migliori. Stiamo sviluppando, come voi sapete, il forum dei responsabili della prevenzione della corruzione, dove vogliamo, come dire, non essere noi presenti nel cercare di indirizzare troppo, ma quello che vogliamo favorire è il dialogo fra voi, quello che voi fate questa mattina, quello che voi fate con tutte queste iniziative importanti come questa, perché lo scambio reciproco, il discutere concretamente delle difficoltà anche che si devono affrontare, è l'elemento che rafforza il vostro ruolo, e il contatto fra voi vi rafforza anche rispetto alle organizzazioni all'interno delle quali voi dovete operare. Voi sapete, conoscete perfettamente l'autorità, e io non mi soffermo, anche perché non voglio rubare tempo prezioso e importante all'illustrazione, che so che poi seguirà adesso del piano nei suoi dettagli, delle novità che sono state introdotte e che mirano a individuare. Da un lato, appunto, individuare i rischi che ogni organizzazione ha in modo diverso, ci sono elementi comuni e elementi particolari, e vedere, l'approccio deve essere sempre quello di vedere tutto questo lavoro non come un dover svolgere un adempimento, ma come un aiuto all'amministrazione a operare meglio, a operare in modo più efficiente, a svolgere meglio la propria attività. L'ANAC vuole ed è e ha, come voi sapete, unisce il compito di prevenzione della corruzione a quello di compito di promozione della trasparenza e quello di vigilanza sui contratti pubblici, dove esistono aree di rischio più alte, perché l'area in cui c'è la maggiore spesa discrezionale, su cui ci sono investimenti particolarmente ingenti, accresciuti proprio in questo momento, e noi vogliamo farlo in due direttrici in questo settore. Uno è quello della maggiore digitalizzazione, perché la digitalizzazione è lo strumento attraverso il quale si può coniugare buona amministrazione, rapidità, efficienza, e quindi semplificare l'attività dell'amministrazione, e allo stesso tempo garantire trasparenza e controllabilità, sia dagli organi e dalle istituzioni che devono garantire il controllo, sia da parte di tutti i cittadini nei confronti dei quali ci poniamo sempre in un'ottica di servizio e aiuto concreto, ripeto, soprattutto in questi momenti. E l'altro chiave è quello della qualificazione delle stazioni appaltanti, che non vuol dire solo in senso tecnico dobbiamo far sì che gli acquisti siano svolti da amministrazioni che sono in grado di gestire procedure complesse, complessissime, co quali sono quelle della contrattualistica pubblica, ma vogliamo anche far sì che si diffonda che l'amministrazione sia popolata da persone capaci, che abbiano la cultura dell'amministrazione. Cultura della legalità vuol dire cultura della buona amministrazione, e nasce innanzitutto dalla competenza delle persone, dalla professionalità delle persone che si mettono al servizio dell'amministrazione e svolgono la loro attività. Per questo, e chiudo perché non vi voglio portare via altro tempo, vi ringrazio davvero non solo dell'invito, ma soprattutto di quello che fate, del lavoro che svolgete al servizio dell'amministrazione, al servizio della cultura della legalità, in attuazione dei valori più alti della Costituzione, che come dire, che ci impegnano come persone che lavorano e devono lavorare all'interno delle amministrazioni con disciplina e onore, che devono incarnare e cercare di far sì che pervada questa cultura tutta l'amministrazione, per garantire il buon andamento, l'imparzialità,
per garantire che i cittadini, che i servizi, che le amministrazioni si legittimino di fronte ai cittadini. Il compito è moltissimo affidato ai responsabili della prevenzione della corruzione, che sono all'interno dell'amministrazione un faro in questo senso e debbono comunicare e riuscire a trasmettere il fatto che nel diffondere la cultura della legalità, nel svolgere la loro funzione, non sono, come dire, portatori di adempimenti o fastidi o controlli, ma sono davvero i soggetti che aiutano a svolgere bene il proprio lavoro, che aiutano l'amministrazione a andare nella direzione di servizio ai cittadini e quindi, come dire, è un'attività che dobbiamo presentare come orgoglio e i responsabili della prevenzione sono i portatori della buona amministrazione, dell'amministrazione efficiente, dell'amministrazione non bloccante, ma amministrazione che produce al meglio i servizi offre la possibilità di raggiungere il modo più alto e attuare quei principi costituzionali a quali mi richiamavo. Grazie davvero, grazie ancora di questo invito. Buon lavoro per la riflessione che farete più puntuale. Io continuo ad ascoltarvi e adesso sentirò la presentazione che gentilmente mi è stata anticipata con illustrazione puntuale del piano, delle novità che ha, la riflessione che voi fate poi serve anche a noi perché quello che vogliamo fare è sempre di più, nella misura in cui riusciremo attraverso il forum, attraverso gli altri strumenti, dialogare con voi e capire da voi, perché il nostro compito è dare alcuni indirizzi, ma vogliamo costruirli insieme a voi, offrirvi servizi quando riusciamo per aiutarvi in alcuni adempimenti come la preparazione della relazione dello stesso piano, ma anche raccogliere da voi le difficoltà che avete per cercare di risolverle insieme, come le abbiamo noi, perché tutti insieme, come una grande squadra, dobbiamo lavorare verso questi obiettivi. Grazie ancora e buon lavoro. Non so, non si sente il Il microfono. microfono. Il microfono, grazie Presidente, grazie ancora per il suo intervento e dicevo per l'enfasi, un po' anche l'investitura e l'incoraggiamento che apporto in qualche modo a tutti i responsabili della prevenzione della corruzione e trasparenza, come lei sa benissimo, in gran parte è costituita da segretari comunali e segretari generali, quindi devono coniugare in qualche modo legalità e garanzia. Naturalmente, poiché anch'io, come molti dei segretari comunali, ma anche i colleghi che sono nelle università o nelle altre amministrazioni pubbliche, hanno operato in diverse parti del paese, sia al nord, sia al centro, sia al sud, sappiamo che, come dire, dobbiamo operare a volte con un aereo a geometria variabile, nel senso che di adattare le nostre skill, le nostre competenze, naturalmente, al contesto sia esterno che interno che ci troviamo ad affrontare. La ringrazio molto anche per le parole che ha usato e in qualche modo rinnova anche l'immagine dell'autorità nazionale di accompagnamento all'azione delle amministrazioni pubbliche, ma proprio lei ha usato questo termine, aiuto all'amministrazione ad operare meglio. Quindi il nostro compito naturalmente è quello di aiutare chi ha ricevuto l'investitura da parte dei cittadini col famoso mandato elettorale a garantire che il programma dell'amministrazione, qualunque amministrazione, sia portato a termine e in qualche modo noi dobbiamo utilizzare un termine che non è di natura ispettiva perché molto spesso si equivoca, poiché, come è noto a tutti, i controlli di regolarità amministrativa successivi che sono stati introdotti con la legge 203 a favore, diciamo, degli enti locali, ma sono successivi all'azione dell'amministrazione, il sorteggio che noi facciamo anche con criteri di natura aziendale, naturalmente, viene fatto attualmente con cadenza bimestrale o trimestrale, proprio perché dobbiamo aiutare le amministrazioni in autotutela a correggere gli eventuali errori che sono stati commessi, come dire, da chi opera all'interno dell'amministrazione stessa. Lo dico questo perché dopo l'avvento del DLGS 29 del 93, della famosa distinzione delle competenze di indirizzo e controllo da parte dell'amministrazione e di gestione da parte, diciamo, della struttura tecnica dell'ente, ricordiamo anche che
già nel 98 col DLGS 80, con l'articolo 45, è stato introdotto un elemento nuovo che non riguarda esclusivamente la gestione, ma riguarda la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa. Quindi noi dobbiamo coniugare un modo, come dire, nuovo di interpretare la cultura dell'azione pubblica che unisca sinergicamente programmazione e controllo e attività naturalmente corrispondente perfettamente alle norme, in modo tale che non ci siano quegli eventi patologici, perché è naturale che se noi abbiamo anche i famosi un'occupazione d'urgenza, un atto ablativo non si perfeziona nei cinque anni, diventa un evento patologico e si traduce in un detrimento dell'attività dell'amministrazione. Stiamo cioè dicendo di passare da una cultura non soltanto di controllo successivo che consenta il miglioramento dell'azione, ma di innovare la pubblica amministrazione e di introdurre sistemi, come il presidente dell'ANCA ha individuato e indicato, di digitalizzazione. Infatti il nostro ente ha digitalizzato la totalità dei provvedimenti amministrativi, ma occorre un sistema di monitoraggio che sia un sistema di monitoraggio, come dicevamo, di tutte le attività dell'amministrazione, che non siano a feedback, cioè che non siano tardive, che non siano a consuntivo, ma che siano durante. E quindi significa questo, che il piano prevenzione della corruzione va ad innestarsi nel piano esecutivo della gestione, nel piano degli obiettivi, nel piano della performance, perché diventa un fluidificatore dei procedimenti, proprio come la norma, diciamo, rispetto della norma, diventa un fluidificatore di procedimenti, addirittura un acceleratore di sviluppo, diversamente da quello che qualcuno ritiene che i piani della prevenzione della corruzione corrispondano a una burocrazia difensiva e sostanzialmente ad un'attività, come dire, successiva, ad un'attività che non è conforme, diciamo, a quello che è l'obiettivo dell'amministrazione. Naturalmente qualunque amministrazione deve declinare, come dire, a monte la pianificazione strategica dell'ente, perché è da lì che noi dobbiamo partire. E quindi sostanzialmente il mandato elettorale, il patto con la città, cioè la presentazione del programma amministrativo che ha, come dire, viene in qualche modo enfatizzato proprio dal consenso del cittadino, dalla coalizione vincente, dobbiamo essere in grado di tradurre in linee programmatiche di mandato che vengono approvate dal Consiglio o presentate al Consiglio a seconda degli statuti che sono all'interno delle amministrazioni naturalmente, e declinarle nel documento unico di programmazione, poi nei bilanci pluriennali, negli strumenti di programmazione esecutiva. E quindi il piano della prevenzione della corruzione è tutt'uno, in qualche modo si radica con il piano della performance. Se riusciamo a far comprendere alle nostre amministrazioni, con un cambio di mentalità, anche ai nostri colleghi che operano all'interno delle amministrazioni pubbliche, che la legalità è un prerequisito dell'efficienza, penso avremo fatto un passo avanti introducendo anche degli strumenti che in qualche modo velocizzano l'attività dell'amministrazione in un'ottica, come il presidente dell'ANAC ricordava, non adempimentale, ma in un'ottica di risultato. Naturalmente, poiché il nuovo piano nazionale anticorruzione traccia la strada della qualità, chiediamo naturalmente anche supporto all'autorità nazionale, soprattutto nei comuni medio-piccoli, per avere un affiancamento all'azione dell'amministrazione, fare in modo che i nostri piani siano, come dire, più adeguati sia a garantire la legalità e a illuminare quelle zone, diciamo, d'ombra. Tanto è vero che il nostro ente sta attivando una best practice quest'anno, proprio grazie anche all'aiuto dei nostri servizi informatici, sullo studio, diciamo, informatico per un management by exception, cioè un management per eccezioni, cioè un controllo che non sia un controllo massivo, perché il controllo massivo rischia di portare alla paralisi delle amministrazioni ed essere inefficiente, ma toccare quei livelli che caratterizzano le anomalie della nostra attività. E quindi noi andare a vedere quante volte ci sono le autorizzazioni, quanti tipi di appalti, quali sono le serie e le ripetizioni, come dire, degli stessi nomi o delle stesse ditte o delle stesse società che risultano aggiudicatarie, qual è il livello di formazione di queste società. Insomma, in qualche modo il senso è
come sappiamo, non di contrasto alla corruzione, perché tipicamente l'attività viene svolta dalle forze dell'ordine e dall'autorità giudiziaria, ma proprio in un'ottica di prevenzione della corruzione e della massima trasparenza. Naturalmente, se il Presidente deve lasciarci per altri impegni istituzionali, lo faccia liberamente quando vuole, non vorremmo trattenerlo per cose anche più importanti che magari richiedono la sua presenza fisica o su web. Grazie ancora, cerco di seguirvi ancora, grazie anche delle sue parole, condivido l'impostazione che è proprio questa di coniugare efficienza, buona amministrazione e spiegare che questo è uno strumento, lo strumento principe per realizzare buona amministrazione. Cerco di seguirvi per un po', poi staccherò la telecamera perché c'è qualcuno, ma cerco di seguirvi e poi vi saluto ancora e vi auguro buon lavoro, grazie davvero. Grazie Presidente. Allora, per l'ordine dei lavori, intanto, noi andremo avanti un po', naturalmente, poiché volevo avvertirvi che abbiamo alcune centinaia di persone collegate, ma per limiti proprio del sistema software non siamo potuti andare oltre, abbiamo tante richieste, metteremo a disposizione, facciamo magari una sintesi della registrazione dei lavori, in particolare di quelle dell'intervento del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, e naturalmente una sintesi anche degli interventi che eventualmente dovessero essere effettuati nel corso dei nostri lavori, naturalmente con i limiti ma anche con le opportunità che il web ci consente di raggiungere. Quindi tracceremo anche delle slide, ma come Nero Canovaccio non abbiamo nessuna presunzione di dire che si debba fare così, ma interpretiamo anche il percorso in qualche modo che l'autorità nazionale ha voluto tracciare andando verso la qualità. Perché diciamo questo? Perché noi sappiamo che i nostri strumenti di programmazione sono spesso vincolati da indicatori di tipo quantitativo e non sempre gli indicatori di tipo quantitativo fanno giustizia della realtà e dell'efficienza. Perché ricordo nei miei studi giovanili alla Federico II, a economia, la nuova politica economica dell'Unione Sovietica, ricordo che addirittura aumentava il tonnellaggio della produzione di mobili anno dopo anno, poi però a una verifica puntuale il livello del qualitativo dei prodotti era talmente inadeguato, mi ricordo questo evento particolarmente forte, per cui gli armadi non passavano attraverso le porte degli appartamenti. Quindi dobbiamo essere anche attenti ad evitare questi paradossi, cioè a mettere degli indicatori, teoricamente è anche un bene che non si raggiunga il 100%, non è detto che bisogna raggiungere il 100% degli obiettivi, bisogna qualificare gli obiettivi. Quindi questo discorso della qualità traccia una strada nuova, in qualche modo tenendo conto che le quattro forme di controllo, in qualche modo controllo strategico, controllo di regolarità amministrativa, controllo contabile, controllo sul management, esistevano già dal 99, cioè col DLGS 286 del 99. Il controllo di qualità è stato introdotto proprio con la legge 213, cioè è incredibile, proprio quello sui controlli di regolarità amministrativi. Quindi bene ha fatto l'ANAC a seguire questo percorso. Ma questo richiede un ripensamento del modo di lavorare, richiede anche una rivalutazione bottom up dell'azione amministrativa. Io ricordo Grove è stato il più grande amministratore delegato del secolo scorso, era amministratore delegato di Intel, e ricordo che riusciva a produrre delle attività budgettarie incredibili, coinvolgendo 2-3 mila persone. Quindi per noi è fondamentale, anche nella valutazione dei macro processi e nella valutazione del rischio e nelle analisi di impatto e nelle misure anticorruttive che dobbiamo apprestare, che questo lavoro venga fatto dal basso, con il coinvolgimento di tutti i nostri colleghi, perché nessuno conosce meglio il lavoro di chi lo fa, e a volte dobbiamo avere anche la pazienza di offrire ascolto a chi conosce il lavoro, perché c'è anche la presunzione che il top down sappia cosa fare, ma non sempre chi stabilisce e dà delle indicazioni top down sa bene cosa fare, perché come dicono a Napoli, per raccogliere un detto tipico napoletano, i guai della pignata li conosce la cucchiaia. Quindi il problema è che bisogna stare dentro i processi, fare l'analisi dei processi, perché noi abbiamo una quantità di dati incredibili all'interno delle nostre amministrazioni, però i nostri software non sono interattivi, non dialogano. Quindi abbiamo tutta una serie di dati che sappiamo che ci sono,
ma che non sappiamo tirare fuori all'occorrenza, anche nel management by exception, come dicevamo, cioè il management per eccezioni, perché tendiamo, come qualche amministrazione si fa, a un controllo massivo, atto per atto, facciamo un bellissimo controllo sul preambolo, sulla motivazione, sul dispositivo e quant'altro, magari l'atto è perfettamente, come dire, rispondente a norma, ma magari per un patto di sindacato o per un cartello che hanno costituito le società all'interno di quell'area, praticamente sono in grado di condizionare anche il livello di anomalia delle offerte. E chi più di noi lo sa che siamo in un'area difficile, tenuto conto anche del fatto che abbiamo, come dire, un'area che si occupa di appalti e contratti di eccellenza, tanto da essere stati riconosciuti anche come centrale unica di committenza dall'ANAC, dal MEF. Quindi stiamo parlando di una realtà virtuosa, ma non dobbiamo cullarci sugli allori, perché naturalmente dobbiamo andare nella direzione che è stata tracciata. Io adesso vi mostrerei qualche slide anche per dare l'indicazione di come abbiamo tradotto col nostro gruppo di lavoro, dei controlli e delle posizioni organizzative per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, il lavoro che è stato tirato fuori, e naturalmente, come sempre, lo mettiamo a disposizione anche di tutti quelli che necessitano, tenuto conto anche del fatto che abbiamo già pubblicato la bozza, naturalmente, che sarà ulteriormente integrata con gli interventi degli stakeholder, quindi dei nostri dirigenti, che hanno fatto, diciamo, hanno dato dei contributi importanti per il miglioramento del piano della prevenzione della corruzione, in un'ottica appunto bottom-up, insieme con i dirigenti, ma anche con i referenti della prevenzione della corruzione. Quindi in un'ottica, come dire, confuciana, euritmica, che cioè tutte le componenti di un'organizzazione si devono muovere sincronicamente, euritmicamente. Stiamo andando in questa direzione, seppur con le difficoltà che naturalmente si possono incontrare anche, diciamo, sotto il profilo comunicativo, ma la cosa importante è che quando cesserà, e quindi vedere un attimo la direzione che abbiamo tracciato e che cosa sostanzialmente si intende fare. Quindi mostrerò queste slide, dicevo, che mettiamo a disposizione anche con l'analisi del contesto esterno e con l'analisi del contesto interno, con l'aiuto del nostro ufficio statistica che ci ausilia e ha approfondito dati importanti, anche perché naturalmente, come mi insegnate, è importante che ciascuno faccia il vestito su misura del proprio ente, e che quindi ogni piano della prevenzione della corruzione può costituire semplicemente un canovaccio, ma ogni ente deve fare l'analisi dei processi dall'interno, perché alcuni possono essere a rischio in un ente, in un altro meno, e così via, e fare in modo che ci sia un'attività di deterrenza, in qualche modo, a svolgere funzioni in violazione di norma. Tanto è vero che nel nostro caso, per esempio, abbiamo costituito una commissione interna per l'analisi delle perizie di variante e suppletive dei lavori, e abbiamo notato che le perizie di variante e suppletive sono crollate. Non abbiamo aggiunto costi, non abbiamo, come dire, effettuato spese aggiuntive, perché è un lavoro interno, naturalmente è incrocio, perché altrimenti ci sarebbe conflitto di interessi, per dire, si valutano le perizie di variante sul potenziamento dell'edilizia scolastica, lo farà chi si occupa di strade, chi si occupa di strade e viceversa, in modo tale che non ci sia, come dire, un accavallamento di competenze, ma questo ha prodotto una riduzione fortissima delle perizie di variante, tanto che noi adesso appuntiamo l'attenzione maggiormente sui verbali di concordamento nuovi prezzi e sulle fasi, come dire, finali del contratto, dove il RUP, che spesso ha un onere notevolissimo, è responsabile unico di procedimento, ma talvolta è da solo, e quindi facciamo un lavoro che tenda, come dire, a verificare la parte finale degli appalti, perché con le gare ormai l'esperienza ci ha insegnato che il nostro ente ha comunque una produzione di eccellenza, anche in termini fattuali, tenuto conto del fatto che la città metropolitana di Napoli sta spendendo circa 500 milioni di euro, era l'ente fino a 2 anni fa che aveva il maggior avanzo di amministrazione tra tutte le città metropolitane italiane, e la nostra amministrazione, quindi col sindaco De Magistris e la squadra che lo coadiuva,
messo, come dire, negli investimenti tutte queste somme, sia per le coste, sia per l'edilizia scolastica e sia per le strade. Si sta facendo un lavoro importante e tutte le strutture, dai servizi finanziari a quelli tecnici, a quelli amministrativi, stanno dando un apporto importantissimo. Speriamo, come dire, di evitare poi delle situazioni che possono comportare problemi ulteriori, ma tutta l'amministrazione è naturalmente impegnata su questo fronte, e sia i consiglieri comunali. Nel nostro caso, come sapete, non c'è la giunta, perché l'organo esecutivo è monocratico, è costituito dal sindaco nelle città metropolitane, ma tutti sono impegnati per fare le attività che devono essere svolte e raggiungere risultati importanti. Io adesso vi mostrerei diciamo alcune slide e poi lascerei lo spazio agli interventi che le colleghe e i colleghi che sono in aula virtuale naturalmente, riterranno di fare, tenuto conto del fatto che abbiamo una platea diciamo molto variegata e molto ricca anche di professionalità. Vedo il professor Galdi, che saluto, ma non riesco a vedere tutti gli altri, sono alcune centinaia che sono presenti in aula virtuale. Naturalmente, dicevo questo, ci sono diversi docenti universitari, ci sono anche dei magistrati che hanno chiesto di aderire a questo incontro, professional di vario tipo, anche di aziende, e moltissimi dipendenti di enti pubblici, dalle università agli enti locali, ad anche ad altre amministrazioni statali e così via. Ripeto, metteremo a disposizione il lavoro come canovaccio delle slide, ma per capire più che altro come si deve fare, chi deve operare per fare il nuovo piano di prevenzione della corruzione, come contributo, naturalmente non c'è nessuna presunzione né di esaustività né di completezza, ma come aiuto anche a chi si trova all'interno delle amministrazioni dell'area della città metropolitana di riferimento. Provo un attimo, vediamo se riesco. Presento ora gli occhiali, lo schermo intero. Ecco. Datemi ok se lo vedete, se vedete il lavoro. Qualcuno mi dica sì. Sì, ok. Grazie. Naturalmente, come sapete, diciamo, non ci attardiamo sul generale della corruzione come accezione ampia, naturalmente, che esorbita dalla fattispecie penale, e facciamo un piccolo passetto indietro, in verità, nell'indice di percezione della corruzione, nel Corruption Perception Index di Transparency International, perché l'Italia è passata al 52esimo posto al mondo su 180 nazioni. L'anno scorso eravamo al 51esimo, quindi c'è una piccola battuta d'arresto, anche se, diciamo, nel periodo di riferimento a partire dal 2012, quindi in 9 anni, di riferimento l'Italia ha fatto dei passi avanti importanti, perché come sapete, almeno come indice di percezione della corruzione, è andata avanti di almeno 10 posizioni di riferimento. Ora, con l'introduzione del PNA, quindi andiamo verso un percorso nuovo, in qualche maniera, essendo questo di riferimento un atto di indirizzo per le indicazioni che ci sono state fornite, e dobbiamo però realizzare uno strumento utile che è chiamato appunto a sviluppare questo lavoro di preparazione in qualche modo del nuovo piano di riferimento. Ora, l'analisi del rischio prevede delle novità importanti, come sapete, cioè la valutazione del rischio, classicamente definite come alto, medio o basso, ma la cosa importante da ricordare è che il trattamento del rischio chiede alle amministrazioni di non proporre, come dicevamo prima, solo misure astratte o generali, ma progettare delle misure specifiche entro scadenze che siano ragionevoli, scadenze naturalmente di riferimento che possiamo considerare. Ora vorrei mostrare questo, cerchiamo di un riferimento specifico a, così facciamo, quali sono le novità del piano. Cioè, innanzitutto,
ci riferiamo alle amministrazioni che hanno già predisposto il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza utilizzando l'allegato 5, vi ricorderete il vecchio allegato che era stato previsto dal PNA 2013, che dobbiamo considerare in un approccio ormai nuovo di tipo qualitativo e potrà però essere effettuato in modo graduale, perché so che molte colleghe, molti colleghi, soprattutto segretari comunali che hanno questa maggiore responsabilità, poi sapete che in qualche caso ci sono anche dirigenti o funzionari che sono stati nominati responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ma sapete anche che c'è come dire, una indicazione chiara dell'ANAC a mantenere questa figura concentrata sul segretario, che in qualche modo negli enti di medio piccola dimensione, sapete che sotto 100.000 abitanti non è consentito nemmeno di nominare un direttore generale, quindi devono svolgere entrambe le funzioni, come dicevamo, cioè sia di natura come dire, di coordinamento e di sovrintendenza, soprattutto all'attività dei dirigenti o comunque delle posizioni organizzative e dei funzionari dove questi non ci sono, e naturalmente garantire anche come dire, quegli aspetti che attengono alla legalità, tenuto conto anche del fatto che proprio l'ultimo contratto appena firmato a dicembre, che riguarda sia i dirigenti, sia i segretari e sia i dirigenti delle aziende sanitarie locali e quant'altro, prevedono come obbligo proprio in capo al segretario di presentare il piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi, piano della performance. Quindi stiamo andando in un'ottica più gestionale e quindi in qualche modo una, come dire, garantire una unitarietà di azione tra parte giuridica o come dire, legalitaria in qualche maniera e parte naturalmente economico-finanziaria gestionale sotto questo profilo. Quindi con riferimento alla misura e alla valutazione del livello di rischio, l'autorità che cosa dice? Ci ha detto appunto privilegiate un'analisi di tipo qualitativo e deve essere accompagnata da documentazione e motivazione rispetto a un'impostazione, come sappiamo, più basata sul punteggio, quindi sullo scoring, sull'attività di riferimento, come dire, quantitativa. Perciò dobbiamo passare, per passare da un sistema come dire, di tipo quantitativo a un sistema di tipo qualitativo, vi presenteremo alcune poi schede di riferimento. Perché? Perché che cosa dice l'approccio qualitativo? Che l'esposizione al rischio è stimata in base a delle motivazioni, a delle valutazioni in particolare, proprio che sono espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi su specifici criteri. Quindi è fondamentale che questo lavoro sia svolto, come dicevamo, bottom up, dal basso, cioè da chi svolge l'azione quotidianamente. Queste valutazioni, anche se supportate da dati, diciamo, la loro rappresentazione finale viene fatta in termini numerici, diversamente è intuitivo il concetto da quello qualitativo, che utilizza analisi, diciamo, quello quantitativo di tipo statistico e matematico per quantificare l'esposizione dell'organizzazione al rischio in termini numerici, che comunque non va sottovalutata, ma dobbiamo passare a quello, dicevamo, qualitativo, proprio per valutare adeguatamente la motivazione della valutazione e anche i fini della massima trasparenza. Vi mostro questo quadro sinottico di riferimento sulla valutazione dei rischi, perché è quello che in qualche modo, anche su input all'epoca del Formez, ricordo, abbiamo utilizzato, ricordo a Firenze ma anche a Napoli, come analisi di riferimento, cioè le analisi di impatto e le analisi, come dire, della probabilità, per cui è intuitivo in questo quadro sinottico rappresentato con le ascisse e le ordinate, che è chiaro che se l'evento è molto probabile che accada e se il livello di impatto è molto alto, addirittura catastrofico, capite bene che comprendiamo tutti che si tratta di una valutazione, come dire, che va verso un rischio massimo da tracciare. Ma nel nostro piano, il PNA 2019, che fa riferimento alla delibera dell'ANAC 1064 del 2019 a seguire, e molti colleghi e molte colleghe sono preoccupati del fatto che pensano magari di dover in un solo anno, ma la stessa ANAC che ci indica un criterio di gradualità, quindi stiamo tranquilli, cerchiamo di fare il lavoro che si può fare a condizioni date, anche per i limiti fisici che a volte abbiamo avuto con come dire, lo smart working, che sicuramente è virtuoso per tanti aspetti,
ma ha sicuramente compresso, come dire, il confronto e a volte la possibilità anche, come dire, di scambiare, e quindi anche il livello di socialità, ha ridotto anche il livello di empatia, perché naturalmente il web non è così empatico come lo si, come l'empatia può trasparire o come può essere, come dire, un elemento di coinvolgimento con contatto diretto con le persone. Ma in ogni caso, per l'analisi del livello di esposizione al rischio dobbiamo fare alcune valutazioni, e cioè, appunto, naturalmente lo abbiamo detto più volte, scegliere l'approccio valutativo, ma individuare quali sono i criteri di valutazione, e nessuno ce li può dare dall'alto. Rilevare i dati e le informazioni, e ciascuno, anche in un ente piccolo, può farlo, oppure per l'analisi del contesto esterno, in un'ottica collaborativa che abbiamo avuto anche con le università del nostro territorio, mettiamo a disposizione tutti i dati che raccogliamo, e molte volte il contesto esterno può essere del tutto identico come valutazione, e poi formulare un giudizio sintetico adeguatamente motivato. Ma vi presento, diciamo, un lavoro che stiamo facendo con la nostra posizione organizzativa sulla prevenzione della corruzione e l'altra posizione organizzativa, collega, che si occupa dei controlli, che comunque anche i controlli sono una misura una misura di riferimento del piano. Abbiamo, come dire, elaborato insieme anche con alcune università che hanno collaborato a questo lavoro, tra le quali Tor Vergata e anche il progetto fatto con l'IPS, il processo, le fasi di azioni, l'evento rischioso, i fattori abilitanti specifici, proprio come condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali, e anche i fattori abilitanti trasversali. Naturalmente non sto a illustrarvi nel dettaglio, perché poi metteremo a disposizione il materiale e ognuno provvederà all'elaborazione o alla, come dire, al perfezionamento o al miglioramento del lavoro proposto, ma come vedete il conferimento di incarichi professionali esterni, l'esempio del processo che trattiamo, naturalmente non deve sfuggire che molte delle attività che vengono svolte devono essere anche analizzate come macro procedimento, come quella della riorganizzazione di un'amministrazione, è oggetto specifico, anche perché può essere, come dire, un elemento che va verso, come dire, sia la prevenzione della corruzione, ma anche verso la maladministration, cioè non è detto che ci siano dei fenomeni che devono essere di natura corruttiva espressamente. Ci possono anche essere quelle che l'ANAC chiama vischiosità, appunto, che conducono a una maladministration. Quindi fare un'attività di questo genere significa anche velocizzare, flessibilizzare, come dire, garantire in qualche modo una speditezza dell'azione amministrativa, ma in un ambito di verifica preventiva che non conduca a degli elementi distorsivi oppure di cattiva interpretazione dei processi di riorganizzazione. E quindi un conferimento di incarico professionale esterno, le fasi che noi consideriamo dalla ricognizione all'interno dell'ente per sapere se si può utilizzare del personale dipendente, oppure l'elemento della predisposizione dell'avviso pubblico. Ricorderete anche che bisogna evitare assolutamente questa volta il vestito su misura in materia di reclutamento, perché il vestito su misura può portare a elementi distorsivi e perfino a responsabilità penali, naturalmente. Ma poi, nello spacchettamento dei vari procedimenti, l'evento rischioso del primo caso, per esempio la mancata esecuzione di una ricognizione interna, i fattori abilitanti specifici che possono essere costituiti dalla mancata definizione di ruoli o di responsabilità o successivamente da una mancata programmazione, anche perché voi, come sapete, Anthony, uno dei maggiori autori al mondo di programmazione e controllo, sostiene che il controllo è una parte, come dire, la programmazione è una parte del controllo, mentre noi distinguiamo fasi successive, ma insomma, i fattori abilitanti trasversali, per esempio dei regolamenti fatti ad arte o lacunosi nella definizione delle fasi della procedura di selezione e così via. Tra l'altro, la città metropolitana di Napoli negli ultimi due anni ha sviluppato, grazie al contributo di funzionari, delle posizioni organizzative e dei dirigenti, una quantità di regolamenti, di fatto anche con l'input e su input dell'amministrazione e dell'organismo indipendente di valutazione, abbiamo avuto uno sviluppo importantissimo. Sento delle voci, ma penso che possiamo andare avanti, e così
e così via. Insomma, adesso non sto a dettagliarvi le questioni. Dottor Meola, prego. Dottor Meola, se disattiva i microfoni perché sentiamo altre voci. Allora, attivare lei i microfoni a tutti. Il nostro funzionario di statistica, anche informatico, provvederà o avrà già provveduto ascoltando le vostre voci che abbiamo in parallelo. Quindi la ringrazio intanto per la segnalazione. E dicevamo, quindi, vediamo se riusciamo, conferimenti di incarichi, quindi le fasi, le azioni, gli eventi rischiosi, quindi risk assessment, che vuol dire semplicemente valutazione del rischio, però ormai in dottrina è prevalsa questo, come dire, questa valutazione, questo neologismo inglese, e lo ripetiamo, ma insomma non è altro in qualche modo che la valutazione del rischio. Poi avrete modo nel dettaglio di vedere i vari passaggi, non vorrei tediarvi, avete anche uno schema vuoto da adattare. Quindi il passaggio che noi compiamo operativamente nella formazione del nostro piano qual è? Quello, uno, della individuazione delle misure già esistenti, e quindi degli eventi rischiosi, delle fasi più esposte, e anche della breve descrizione dei fattori abilitanti delle fasi più esposte, cioè le pressioni esterne, la mancanza di una programmazione, la mancanza di una programmazione con idonee relazioni, perché a volte vengono proposte delle riorganizzazioni ermetiche che non sono frutto di una elaborazione di una valutazione adeguata, non ci sono relazioni che illustrano i passaggi, i criteri descrittivi, perché vengono scorporate determinate aree oppure vengono previste nuove strutture di riferimento. Addirittura la mancanza di competenze può essere un fattore abilitante e quindi come dire, procurare un rischio notevole, la mancanza di trasparenza. A volte io vedo anche degli interpelli di amministrazioni importanti per il reclutamento di persone che costringono a degli slalom incredibili, quando invece l'autorità per l'informatica prevede che al massimo con tre clic uno dovrebbe arrivare all'informazione. Oppure la mancanza inefficacia dei controlli. Naturalmente intendiamo come controlli non soltanto i controlli a feedback, ma soprattutto quelli di gestione, che sono fondamentali per verificare lo stato di attuazione dei procedimenti di un'amministrazione e dei relativi processi, perché in qualche modo sono un'interfaccia. Quindi l'individuazione delle misure esistenti, quali sono, il grado di incidenza dei controlli, se è efficace, se non è efficace, sì, no, se è efficace in parte, e la motivazione naturalmente sottesa alla valutazione della misura del controllo esistente. Ma anche, come terzo step, l'analisi sia di efficacia, sia di efficienza e sia di sostenibilità delle misure individuate, perché poi c'è il rischio appunto che si prevedono delle misure che poi nella realtà non siano sostenibili, quindi le misure che sono state individuate. Per esempio il nostro ente provvede all'aggiornamento annuale, addirittura bottom up, di recente i nostri servizi finanziari ci come dire, propongono delle integrazioni, delle modifiche al regolamento di contabilità che è stato approvato solo lo scorso anno, e quindi in un'ottica virtuosa, come dire, di miglioramento permanente, in modo di Kaizen, quindi alla giapponese, miglioramento permanente dell'attività amministrativa. Quindi, come dire, non lo diciamo soltanto, ma le nostre colleghe e i nostri colleghi sono prime attrici e primi attori in un'ottica propulsiva e di miglioramento dell'azione dell'amministrazione. E così i costi di implementazione, la realizzabilità con le competenze, se sono acquisibili o non acquisibili nel triennio di riferimento, oppure se può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano, naturalmente. Selezioniamo e progettiamo le misure più efficienti ed efficaci, quale misura si è decisa di abbinare all'evento rischioso, per esempio l'aggiornamento del regolamento, naturalmente è un mero esempio. Tra gli indicatori non trascureremo sicuramente, oltre che il risultato atteso naturalmente, anche i tempi di realizzazione, perché non vorrei, come dire, evocare necessariamente gli insegnamenti di qualche importante università italiana che dicono qual è la caratteristica di un buon obiettivo, naturalmente la misurabilità, poi aggiungeremo tutte le altre ulteriori indicazioni di riferimento, ma minimo una tempistica anche intermedia e non solo finale come step, altrimenti il controllo a screening, quindi concomitante, non si potrà mai esercitare,
naturalmente c'è bisogno di software adeguati e di persone convinte che diano un supporto adeguato, perché mi insegnate che le idee camminano sulle persone. Se le persone sono le persone che fanno l'organizzazione, non è l'organizzazione che fa le persone. Quindi uno può fare i migliori disegni, come dire, i migliori schemi, organigrammi su carta, ma poi bisogna dotarsi delle migliori intelligenze, di quelle persone che abbiano intelligenza emotiva, come uso sempre dire, che siano persone locomotiva e non persone carrozza, cioè persone che sostengano l'azione dell'amministrazione continuamente con un asset intangibile, molte volte caratterizzato dall'orgoglio, tipico dei dipendenti pubblici, diversamente da quanto si crede in generale. E poi il catalogo dei fattori abilitanti, cioè chi ha, c'è un monopolio? Qual è? Monopolio del potere? C'è qualcuno che decide unilateralmente? Il monopolio delle competenze, anche questo è da osservare con attenzione, perché se è concentrato unicamente all'interno di determinati riferimenti, rischia di comportare, di portare degli elementi distorsivi. Il monopolio delle risorse economiche o il monopolio delle risorse umane, naturalmente è un ragionamento di carattere generale. Il monopolio delle informazioni, perché a volte si dice trasparenza, ma magari le informazioni più importanti non si vedono. C'è, come dire, un effetto iceberg, ciò che si vede non è ciò che c'è, per cui magari gli atti arrivano all'ultimo momento, non sono abbastanza istruiti, non vengono coinvolte le competenze, vengono addirittura aggirate, oppure si mettono, come dire, i funzionari o i dirigenti nelle condizioni di decidere all'ultimo momento. Il monopolio delle influenze, i network di riferimento, sapete che è importante, ma non solo il monopolio, ma anche la mancanza di competenze può comportare un elemento distorsivo per un buon piano. Oppure l'inefficacia dei controlli o addirittura l'assenza di controlli. Faccio appello ai segretari, in particolare, che si occupano di controlli, come dire, successivi, e devono essere questi controlli il più possibili prossimi all'azione, e quindi non superare i 2 mesi, 3 mesi, perché ci sono dei controlli che vengono fatti a feedback l'anno successivo a quello di riferimento. Capite bene che poi si va solo verso la patologia, perché poi quando il controllo viene chiuso difficilmente poi c'è il tempo per esperire un'azione in autotutela e correggere l'atto, modificare l'atto, integrare, revocarlo addirittura o perfino annullarlo. Quindi dobbiamo trovare il modo di non sottovalutare gli aspetti anche dei controlli di regolarità amministrativa, la mancanza di controlli reciproci o naturalmente la mancanza o l'inefficacia di trasparenza, perché molti ne parlano, ma andate a guardare i vostri siti, guardiamo i nostri siti, e anche il nostro funzionario, per esempio, che si occupa della trasparenza, svolge una funzione preziosa in collaborazione con la prevenzione della corruzione. La mancanza di controllo esterno diffuso, il tema della tracciabilità, gli eccessi o l'eccessiva discrezionalità. Quindi vedete, c'è un ampio, come dire, catalogo di fattori abilitanti, ma questi sono solo alcuni che noi vi indichiamo. Lo ribadisco ancora una volta, senza deviarvi troppo, per l'ennesima volta è un mero canovaccio, ma bisogna anche stare attenti alla pressione esterna. Oppure la mancata rotazione. Ecco, su questo mi fermo un attimo, perché la questione della mancata rotazione è una questione delicata. Intanto completiamo un momento questo passaggio, perché completiamo un attimo la scheda, poi riprendiamo a guardarci in viso. Ma anche la dipendenza esterna, il tema dell'influenza è fondamentale, la mancanza della programmazione è del tutto evidente, perché l'improvvisazione può portare a degli effetti molto deleteri, la mancanza di definizione dei ruoli e delle responsabilità, senza entrare adesso nella motivazione che coinvolge i singoli, e voi sapete che la motivazione è un elemento fortissimo che porta alla partecipazione dei soggetti, non alla esclusione dei soggetti, perché è importante, sapete bene, che ai fini della motivazione non soltanto, la partecipazione e quindi all'aumento della motivazione, ma la percezione del proprio ruolo nell'organizzazione. Se una collega o un collega si sente inutile, oppure poco utile, noi certamente non avremo fatto un buon lavoro per migliorare la performance dell'ente.
La responsabilità troppo condivisa, però, cioè la rotazione è importante, la segmentazione delle fasi e delle attività è importante, ma un eccesso di condivisione porta a nessuna responsabilità. Sapete che anche la Corte dei Conti censura quando gli atti vengono proposti a doppia firma, perché c'è una edulcorazione, della responsabilità dei singoli. La mancata standardizzazione delle procedure, pericolosissimo, anche questo. La mancanza di mappature dei processi, non ne parliamo, a cominciare dalla riorganizzazione, processi non mappati, ma questi devono essere mappati. La mancanza, o comunque l'assenza di regole, oppure troppe regole, oppure se sono facilmente interpretabili le regole, o sono troppo complesse, o mancano del tutto, come dicevamo. Quindi abbiamo, come dire, un catalogo di fattori abilitanti. È sicuramente interessante e molto utile per proseguire il nostro lavoro di preparazione dei nuovi piani. Allora, elimino questo, torniamo a noi. La questione della rotazione, che forse non è una questione abbastanza compresa da noi stessi. Perché? Innanzitutto la rotazione deve essere ordinaria. Quindi una rotazione ordinaria contempla un'azione importantissima anche nelle aree che coinvolgono le risorse umane, soprattutto sulla formazione, naturalmente. Ed è importantissima perché una formazione continua, permanente, che va al miglioramento, porta anche a un'azione difensiva in modo corretto di un'amministrazione pubblica. Quindi, soprattutto la mancata partecipazione della formazione, cioè cominciare dai segretari o dai dirigenti o dai funzionari in posizione organizzativa, non c'è un'adeguata formazione del personale su queste materie, ma non soltanto su queste, io dico sulla generalità delle materie, e noi sappiamo, nell'ottica che dicevamo di Kaizen, quindi di miglioramento permanente, solo se siamo formati continuamente e aggiornati continuamente, i nostri skill non diventano obsoleti, perché uno può essere laureato anche in informatica, così preziosa e in questi tempi, come dire, di digitalizzazione anche, ma una laurea non aggiornata dopo 2 anni diventa obsoleta. Quindi problema della formazione, problema di coinvolgimento, problema di, come dire, coinvolgimento rispetto delle funzioni. E quando mi si dice, ma il procedimento è stato segmentato, correttamente l'ANAC indica la segmentazione dei processi, come dire, come elemento che riduce il livello, come dire, di esposizione a rischio, naturalmente. Ma non fare nessuna rotazione non è un elemento positivo, quindi una rotazione ordinaria, perché a volte, per esempio, le colleghe e i colleghi dirigenti mi scrivono e mi dicono: non si è verificato alcun elemento distorsivo o corruttivo o di rischio, ragione per la quale non si fa la rotazione. Naturalmente è vero l'opposto, cioè la rotazione si fa proprio per evitare che determinati fenomeni si verifichino. È chiaro che negli enti piccoli o medio piccoli, molte volte la rotazione è molto difficile perché c'è quasi una situazione di infungibilità nelle figure quando il nucleo, come dire, dei soggetti è molto ristretto. Ma questo non vale per tutti, ci sono strutture anche complesse. È chiaro che una rotazione comporta anche, come dire, uno stress per il management dell'ente, perché naturalmente uno deve adeguare i propri skill alle nuove, come dire, realtà che si trova ad affrontare. Ma allo stesso modo dobbiamo valutare che quando ci sono degli elementi che comportano procedimenti disciplinari reiterati o procedimenti penali a carico di alcuni colleghi, nostro malgrado, e chiaramente noi speriamo sempre che siano pienamente assolti, o comunque non rinviati a giudizio, o che ci siano dei decreti di non rinvio a giudizio, ma non sempre l'auspicio corrisponde alla realtà. Naturalmente, in quel caso le rotazioni straordinarie devono essere caratterizzate da provvedimenti motivati, come dice l'ANAC, non da provvedimenti di mobilità interna, come se nulla fosse accaduto, coinvolgendo colleghi assolutamente, come dire, non interessati dalle vicende e colleghi che, nostro malgrado o loro malgrado, sono stati coinvolti. Quindi questo per dire sostanzialmente che andiamo in un'ottica di miglioramento continuo, ma in un'ottica che deve integrarsi con gli strumenti di programmazione esecutiva, cioè col planning esecutivo. Non è una cosa altra, non è una cosa diversa. Tutto ciò che viene previsto come,
piano di prevenzione della corruzione, per quanto compatibile naturalmente, deve integrarsi con gli strumenti di programmazione esecutiva, quindi col planning esecutivo, in modo tale che ci sia anche una crescita della cultura, non solo della legalità, ma anche dell'efficienza, come dicevamo, sono due parti della stessa medaglia. Io penso di aver parlato fin troppo e lascerei la parola alle colleghe, ai colleghi, comunque ai professional che sono in aula virtuale, lasciando posso intervenire un secondo? Solo vi chiedo la cortesia di dire il vostro nome, cognome e l'ente per quale lavorate. Sono Deborah De Riso, sono il segretario del comune di Vico Equense e Meta. Buongiorno a tutti. Io ho più una difficoltà, a parte che come esperienza. Un attimo solo, che forse è stato staccato il microfono. Riattiva un attimo. Chiedo scusa, sì, sono stata io. Prego. Allora, mi è capitato di incontrare di recente sindaci che non sono assolutamente d'accordo sul fatto che il segretario comunale debba svolgere le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Ritengono che sia un adempimento, una vera... Di nuovo il microfono. Ritengono che sia una perdita di tempo, per cui ritengono che sia invece opportuno incaricare il dirigente meno impegnato, magari quello che secondo loro non vuole far nulla, e demandargli questo compito. Allora, siccome parlavamo della preparazione, della specializzazione, della formazione, perché poi se vogliamo l'anticorruzione è anche un problema di carattere etico, oltre che di formazione, diciamo, di impegni, di adempimenti da fare, anche di carattere burocratico, ma non c'è un sistema per poter coinvolgere anche la parte politica, che sebbene, come dire, non sia direttamente interessata dalla prevenzione della corruzione, però ha sempre una certa ignoranza in merito. Cioè l'ANAC si interessa di sapere noi cosa facciamo, si interessa di sapere se i nostri piani anticorruzione sono stati pubblicati, se non sono stati pubblicati, sulla trasparenza, sul sito, eccetera. Però poi l'operatività dei sindaci e la comprensione dei sindaci, o comunque in generale degli amministratori, ci diventa un po' complicata da poter creare questo, cioè ci diventa complicato realizzare questa osmosi. Microfono, Antonio. Grazie. Io sono probabilmente privilegiato perché ho un sindaco che ha svolto le funzioni di magistrato per 15 anni, quindi la consulta, come sapete, è stata inaugurata proprio con la presenza, la partecipazione del sindaco della città di Napoli, ma anche città metropolitana, De Magistris. Ma la questione è questa, lo sappiamo che c'è un problema proprio di mentalità, e cioè che l'anticorruzione viene considerato, diciamo, non un acceleratore dell'azione dell'amministrazione pubblica. E questa è la ragione per la quale devo riconoscere nel nostro ente, già dallo scorso anno, ma già da qualche tempo, ma dallo scorso anno in particolare, su input della direzione, ma anche dell'organismo indipendente di valutazione, abbiamo sempre più questa attività integrata. Quindi nel nostro caso riconosco che c'è un miglioramento importante, e naturalmente è un miglioramento continuo, non avremo mai, come dire, un elemento che non sarà ulteriormente migliorabile. Forse sarebbe più importante che rispondesse l'ANAC a questa domanda, perché io sono un collega, quindi naturalmente sono in una posizione proattiva, ma comunque di parte, e c'è questo problema, non è dovunque un po' a macchia di leopardo, però... forse se riusciamo in qualche modo ad aiutare le nostre amministrazioni, perché è un percorso, non è una cosa che si improvvisa, tutto sommato è relativamente giovane il piano, anche come dire a seguito dell'impatto e dell'azione che ha avuto l'organismo internazionale, del Greco, quindi l'Italia è arrivata anche un po' tardi su questo, ma io vi ricordo che a decorrere dal DPR 160, quindi anche sui SUAP online che sono stati costituiti e quant'altro, un'azione di miglioramento c'è. Naturalmente sarà nostro compito cercare di individuare anche del personale che ci dia una mano, perché come sapete la posizione è chiara anche dell'autorità nazionale, che cioè debba essere il segretario a svolgere le funzioni, addirittura non solo quelle di anticorruzione o prevenzione della corruzione, ma anche quelle della trasparenza, tanto è vero che il piano,
come sapete, è tutt'uno e tutto insieme. È un percorso, non c'è una bacchetta magica, non c'è una risposta incontrovertibile che si possa dare, però come diceva Jim Morrison, sì, sempre come le onde del mare che pur rifrangendosi contro gli scogli trovano sempre il coraggio di riprovarci. Ecco, la direi così. Prego. Ci sono altri interventi? Allora, se ci sono interventi, le colleghe, i colleghi o i docenti o comunque le persone che sono in chat possono intervenire. Non so se vogliono intervenire i dirigenti della nostra città metropolitana o funzionari che sono presenti in numerosi, e li ringrazio anche per questa partecipazione che faciliterà sicuramente i lavori anche per il sollecito, come dire, prosieguo dell'attività del piano che ci apprestiamo comunque a concludere entro il mese, a portare all'attenzione del nostro sindaco entro il mese. Entro la metà di questo mese termina, come dire, spira il termine per la pubblicazione della bozza di piano. Naturalmente lo integreremo con tutte quelle proposte che arriveranno e che si riterranno utili per il miglioramento del piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Comunque, se non ci sono interventi, metteremo poi una sintesi su web dei lavori di oggi. Vi ringraziamo per la partecipazione così ampia e numerosa. Chiaramente, poiché il numero è consistente, diventa anche difficile dialogare, tanto più in un'aula virtuale. Però penso che un passetto avanti lo abbiamo fatto e comunque ringrazio ancora una volta il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Busia, per l'onore che ci ha fatto, ma anche per il contributo non solo, diciamo, di rappresentanza dell'ANAC, ma proprio un contributo fattivo con una serie di elementi, comunque di indicazioni che ci sono pervenute, sia riguardo alla cultura della legalità e della buona amministrazione, o come dire, riferimenti e gli accenni alla buona amministrazione, ma soprattutto mi riferisco in particolare agli RPCT che a volte, come dire, chiedono un maggiore ausilio proprio da parte dell'ANAC, ha fatto riferimento chiaro all'aiuto all'amministrazione ad operare meglio, alla digitalizzazione, e ci farà piacere anche un riferimento esplicito a, come dire, alla meritocrazia. In qualche modo ha evidenziato e richiamato elementi importanti come quelli di riferimento a persone capaci, alla competenza e alla professionalità. Ciò vi ringrazio, ringrazio tutte le colleghe e i colleghi, comunque le persone che sono presenti in chat, e alla prossima incontro. Grazie e buona giornata.